Quiero que sepas que la brisa del verano solo me trae recuerdos de ti. Esmeralda. Ci siamo, finalmente ci siamo. Mega concerto live dei Clayson di Cuba. Momento di divertimento assicurato, dove? Al Mambo King. Venite con me, che ci divertiremo. Ragazzi, vi confesso che questa sera sono venuta al Mambo King anche perché mi hanno parlato benissimo dei drink. Quindi andiamo a vedere come li preparano. Lata. Llegó tu caramelo. Siamo qua con Jeff. Jeff, raccontami un po' come secondo te prendono i tuoi drink. Le prendono bene perché li facciamo da anni. Sei bravo allora. Almeno credo. Quindi pensi che per questo vengono qua? Dovrebbero venire. Quindi vi consigliamo, venite al Mambo King perché Jeff è bravissimo con i drink. E ci siamo ragazzi, ci siamo al Mambo King stasera con due bellissimi ragazzi. Come ti senti stasera al concerto dei Clayson di Cuba? Benissimo, sono carico a bomba. Wow! Tu cosa ti aspetti del Clayson di Cuba? Beh, sicuramente bella musica e poi ci divertiremo un casino. Mi raccomando ragazzi, continuiamo a chiedere agli altri come vedono questo concerto, se si aspettano un divertimento. Venite con me. Ragazzi, come in tutti i locali non mancano mai le belle donne, stasera sono accompagnata di due bellissime ragazze. Sono con... Giada. Te? Jessica. Definitivamente, tra l'altro non sono solo belle, hanno anche dei bei nomi. Cosa vi aspettate stasera? Beh, sicuramente una bella serata da dove si può divertirsi. Perché hai scelto questo concerto? Perché mi piace molto il posto e soprattutto perché c'è bella musica. Definitivamente il Mambo King è il locale giusto per divertirci. Ragazzi, ditemi se il Mambo King non è il locale giusto per i locali, per la bella gente, per le bei cocktail, per la bella musica. Lei mi ha detto che viene da Rimini. Come ti chiami? Marilu. Come mai i Clayson di Cuba e il Mambo King? Perché sono un amante della salsa cubana e quindi sono venuta fin qui per guardare questo gruppo e ballare. Vedete, quando vi dico che il Mambo King è il locale giusto è perché è così. Venite con me. Que lo baile aquel que no lo sabe. Y quien lo sabe que haga lo mejor. Que se acerque a la pista y venga a bailar. Opa! Ragazzi, ci siamo. Sta già arrivando la gente. Non sono neanche le 11. E questo sarà sicuramente un mega concerto al Mambo King, la discoteca dei concerti a Padova. Stasera, concerto live con i Clayson di Cuba. Salsa! Buonasera, buonasera a tutti, bienvenidos. Clayson de Cuba, ¿cómo no? Esta cena se balla, se goza. Vaya, Mambo King, dice. Te la traigo un panque once. Vamos a hacer la clave, vamos a hacer la clave. ¿Qué dice?
Ragazzi, Italia Latina TV attivi, stasera siamo con i Play Song de Cuba. Sentiamo i loro nomi. Alexander de Armas. Onassis Castro. Robertico. Ernesto. E naturalmente il maestro. Miguel Enriquez. Ragazzi, parlateci un po' della storia del Play Song de Cuba. Bueno, la historia de Play Song de Cuba nace 2 años atrás. ¿Puedo hablar en español, no? Sí. Okay. Nace 2 años atrás con la colaboración de Alexander, Ernesto, Roberto y yo, quien canta en el grupo. Y nada, salió una cosa así, vamos a hacer un grupo y vamos a hacer. Ya veníamos de otras situaciones, de otros grupos, y decidimos hacer un grupo para hacer música cubana, timba, para que pueda bailar la gente y para que la gente se sienta contenta, porque muchos me decían, no, pero no hacen música cubana, no sé, y decidimos hacer el grupo solo para estas cosas. ¿Da cuánto tiempo existe Play Song de Cuba? Bueno, Play Song de Cuba existe, como ya dijo el maestro Onassis Castro, hace 2 años, y estamos, tú sabes, en el medio de la pista, calentando al público latinoamericano e italianos y para el mundo entero. Play Song de Cuba es para aquí, para el mundo entero y para donde sea, a calentar la pista. Aquí estamos. Naturalmente, per Roberto, abbiamo capito che Play Song de Cuba non si tratta, non siete razzisti, vero? Assolutamente. Perché giustamente Roberto è italiano. Come mai arrivi a Play Song de Cuba? Beh, arrivo a Play Song de Cuba per la passione per la musica latina da italiano. Qui in Italia tanti italiani ballano musica latina e io sono uno di loro che non ballo, però suono. Il maestro, stasera siamo con il maestro. Maestro, come mai stasera con i Play Song de Cuba? Stasera con i Play Song de Cuba perché sono dei bravissimi musicisti, prima cosa. Dopodiché è stato un grande progetto musicale, discografico, presentato da loro, naturalmente alla Aurora Records, all'epoca, oggi MPR Production, e quindi sono dei bravi musicisti che hanno fatto un bel lavoro discografico e quindi stiamo seguendo lo più possibile per farle arrivare a un grande esordio della musica latinoamericana in Europa, naturalmente nel mondo, quindi questo è Play Song de Cuba. Play Song de Cuba è musica cubana. Anche noi stasera siamo qua con voi, giustamente perché condividiamo il tuo pensiero. Pensiamo che Play Song de Cuba fa musica con senso, rappresenta proprio Cuba. Io in questo momento vorrei sentire una canzone di voi che mi piace. Quale? Venga, ai! Come è? 2, 3. Pégate. 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 Ay, ay, ay. Esa es la nueva quizomba de Play Song de Cuba. Y saldrá dentro de poco, saldrá el video también. Y nada, y esperamos que guste a todas las personas que bailan quizomba. Hicimos esto para hacer varias cosas también, no solo salsa, no solo merengue. Y tenemos un merengue también que tiene que salir, que se llama Así me gusta a mí. Y como dice, muchachos. ¿Cómo? Así me gusta a mí. Ay, qué rico, ay, qué rico. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Gracias, gracias mille ragazzi. Gracias mille ragazzi. Italia Latina para ustedes, aquí está, Play Song de Cuba, echándole para adelante. Italia Latina para el mundo y para Italia. Para aquí, fiestas, caminando. Enrique que está detrás de la telecámara, echándole un peluyete Emily que está aquí, echando. Italia Latina, echando. Italia Latina, así echando. Me gusta a mí. Así 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 me gusta a mí. Gracias, gracias, gracias mille. Grazie mille, ragazzi. Vi ricordiamo, Italia Latina TV, dove la musica sei tu. Ahí nomás, salsero. Vamos.